Eccoci qua. Ma questa musica mi fa presupporre che sta arrivando un ospite molto sexy, no? Sì? Non siamo in diretta, non ci vediamo, signori. Però allora Stefano, abbiamo eccoci, l'ospite, grazie, eccolo qui. Guardate che bel ragazzo, che bel ragazzone che c'è inquadrato. Ciao Claudio. È un po' una presa in giro questa cosa del sexy? No, perché tu sei nel mio immaginario erotico. Non è ironica la cosa. È erotica. Claudio Insegno su Radio Roma, Iperrollas. Viva Iperrollas e viva Radio Roma e viva tutti, pure Claudio Insegno, va bene. Bravo Claudietto, no? Felice di essere qui con voi, un po' di più con Valentina e con Federico, perché comunque tra me e Valentina c'è del tenero. Sempre ormai tenero. Dalla nostra ultima pièce in teatro è scattato quel non so che, quando ci siamo baciati. È inutile che la gente dice che tu sei la moglie di Federico, non è così. Non è così? Mi pagano per fare questa figura. T'appoggi a Federico perché è grande e grosso, t'appoggi bene, e sembra anche giusto. Stai sfruttando, diciamo, i suoi soldi, diciamo. Sì, quelli che non ha. Ascolta. No, devo dire una cosa seria, senza di lui io sarei persa. Detto questo tornerò la dissacrante di sempre. Va bene, allora, dopo questo tentativo di salvare un matrimonio ormai alla deriva, Claudio, quello che... Già dalla deriva, è diverso. Ma c'è, infatti di questo parliamo, no? Di gag e di battute. Abbiamo chiamato Claudio come gaggologo. Il gaggologo. Ti ricordi? Però. Troppi gag. Ho fatto tanti spettacoli con troppe gag, questo è vero. Per cui diciamo che ne abbiamo da vendere di gag, ma poi sono sempre le stesse alla fine, perché c'è sempre da attingere a un film importantissimo dove noi sappiamo che ogni volta andiamo ad attingere, che è Frankenstein Junior, che naturalmente io devo la vita a Mel Brooks e ai Monty Python. Senza di lui e senza Staglie Olio e Monty Python noi saremmo morti. C'è anche tutto. Federico Prodo non sarebbe niente. Io sono Staglie Olio insieme, tutti e due insieme, perché riesco ad essere spalla e comico di me stesso distruggendo una gag che prima funzionava benissimo. E poi se la prende con me, lui il comico, e se la prende con me se le battute non funzionano. Si prende sempre con qualcuno, pure se non si ricorda le battute dice va bene così perché funziona di più, ma non è vero, si dice la battuta forse funziona che la battuta. Quante volte è successo? Noi lo amiamo per questo, per quello che è, lo amiamo. Per dai. Quello che dimentica le battute. Allora Claudio, questo periodo ci porta anche a riflettere sul fatto che dovremmo avere dei film. Tanto ci sono tante piattaforme dove scoprire i film nuovi. Ma ringraziando Dio queste piattaforme adesso stanno mettendo in onda e danno la possibilità di recuperare dei film vecchi. Tra questi film, che sia sono disponibili o meno, cosa suggeriresti tu ai nostri ascoltatori? Ma tu hai dei suggerimenti proprio per passare il tempo, certo. Diciamo, per passare bene il tempo, per vedere che cosa si può fare durante questa non pandemia, ormai non si parla neanche di pandemia. Esatto. Ma guarda, ce ne stanno tanti, diciamo che ce ne stanno anche troppi, come ben sappiamo. Sì. Sicuramente non posso nominare i miei, perché i nostri film sono, come dice mio fratello, i dimenticabili di Rete 4, no? Vabbè, citiamoli, visto che sono dimenticabili, ma perché non citarli? C'è anche Federico Perrotta ogni tanto, quindi lasciamo perdere, non mi sembra il caso. Non sono state raggiunte delle vette cinematografiche, Claudio? No. No. Neanche l'hanno venduto Amazon Prime o Netflix. Neanche la bancarella. Hanno detto se lo tenga. No, l'ho comprato però il mio primo, che si chiama Alta Infedeltà, dove c'è pure Federico un pezzettino piccolino. Io vuoi sapere il ruolo mio? Neanche c'aveva il nome. Il ruolo, giuro, da titoli di coda è un uomo che gli puzzano i piedi. Ma tu ti rendi conto? Nel nome un segno. Ma lui l'ha fatto perché mi conosce, per quello. Era dedicato. Sapevo cosa poteva portare al personaggio, capito? Quel background emotivo. Su Amazon sta a 3,90 euro. Mi sembra un po' troppo come prezzo, però poco o un po' troppo? Un po' troppo. Un po' troppo poco. Allora invece diciamo che cosa possiamo recuperare. Allora, io dico sempre che per me ci sono dei grandi classici, però naturalmente in mezzo a questi grandi classici ci stanno anche tanti altri che sono stati un po' dimenticati.
E uno in primis, naturalmente, perché c'è un grande Gene Wilder dentro che io amo la follia, beh, voi lo sapete bene. Lo sospettavamo, per... Claudio, leggermente, l'abbiamo sospettato, in pochi. Però nessuno sospetta che questo è il film che potrei dire, perché tutti dicono, beh, Frankenstein Junior, vabbè, quella, la signora in rosso, invece no. Secondo me c'è un film che si intitola Non guardarmi, non ti sento. Capolavoro! Con Richard Pryor, naturalmente, perché sono uno è sordo, come si dice adesso, non udente, perché sennò sì, l'altro è non vedente. Quindi si trovano purtroppo ad affrontare un omicidio. C'è uno che a malapena ha visto qualcosa e l'altro ha sentito l'omicidio. Vabbè. Quindi quando stanno insieme fanno delle cose inenarrabili perché non riescono a raggiungere. Tra l'altro pensano che siano loro gli assassini. Poi la cosa bella è che comunque è un film che ogni volta che lo vedi, anche se è un po' vecchio, diciamo. Di che, no? Che anni siamo più o meno? Non guardarmi un tempo, penso che sia del 90 qualcosa, no, non mi ricordo. No, forse prima, forse prima. Pure prima, secondo me. Perché io lo suggerirei come film di Natale, no? Sai che passano sempre gli stessi. Cambiamo un po', cioè per il prossimo Natale. Finché vale per tutti quanti, veramente, perché voglio dire, poi Richard Pryor, da lì in poi loro due hanno fatto una coppia meravigliosa, ha funzionato tantissimo come coppia e hanno fatto altri film. Poi purtroppo ci hanno abbandonato un po' tutti quanti, tutti e due. Guarda, il film è del 89. 89, bravo, okay, Claudio. Bravo. E okay. Invece una serie da non perdere. Una serie che ti stai guardando tu adesso, dai. Se vuoi una serie, sì, se no ti davo anche un altro film che era molto importante. Dammi film. No, un altro film che secondo me è molto importante perché c'è un... Ci sono un Danny DeVito meraviglioso, che naturalmente anche questo è un po' dimenticato, che si intitola Getta la mamma dal treno. Beh, carino. Dai, Getta la mamma dal treno. Allora, dovete vedere perché è un film meraviglioso che si rifà, questo è dell'87, che si rifà con Billy Crystal e Danny DeVito, la regia di Danny DeVito. Si rifà a un film di Hitchcock e lo prende un po' in giro in un certo senso. Bellissimo. Però è serioso, è anche molto serio. Ci sono dei momenti esilaranti. Perché noi lo sappiamo, ce lo diciamo sempre, che la parodia, se è fatta con serietà, allora c'ha un senso. No, perché se... a ridere. Ma poi, insomma, poi prende in giro una cosa, un thriller molto bello, L'altro uomo di Hitchcock. Quindi è una cosa da vedere assolutamente, che nessuno se lo ricorda che esiste. Getta la mamma dal treno è un classico. Poi Danny DeVito e Billy Crystal insieme erano una cosa fenomenale. Perché... Beh. Billy Crystal stava in momenti veramente ecclesiastici. Possiamo fare un momento molto personale? Io e Claudio siamo stati in vacanza a New York e volevamo andare a vedere, eravamo a Broadway, volevamo andare a vedere lo spettacolo teatrale di Billy Crystal 700 Sundays, 700 domeniche, no? E vedevamo sempre la fila fuori. Un giorno mi ha detto: "Cla, è il giorno giusto, non c'è fila." E ci siamo messi, eravamo i primi due, ci guardavamo dietro e nel frattempo la gente si metteva in fila dietro di noi. Siamo i primi, prenderemo poi i biglietti per vedere Billy Crystal. A un certo punto, dopo un'ora e un quarto, esce il teatro, non apriva, esce uno, un addetto, forse quello di polizia, fa: "Guardate che oggi il teatro è chiuso." "Ma come è chiuso?" Ma noi due ci siamo guardati e poi ci siamo detti: "Ma quelli dietro?" Quelli dietro dice: "No, ma noi quando vediamo una fila ci mettiamo sempre qui." Ma che siete matti? Che meraviglia, la gag nella gag, proprio due gagologisti siete. Grandi soldi. Per quanto riguarda la serie che mi chiedevi, secondo me ce n'è una molto breve, che è bella da morire, che è tratta poi da un fumetto, a quanto ho capito. Come si chiamano questi fumetti che vanno di moda adesso, che non sono gli anime? Poco. Cosa dici, gli anime? Anche un anime, vabbè, comunque. The End of the Fucking World. Beh, bello. Beh, raffinato? Titolo è raffinato. Guarda, credimi, il titolo non è niente in confronto. Ma è da ridere? Com'è. Si ride? Comicissimo, bellissimo, ironico, c'è tutto dentro. Sono due ragazzi che si vogliono suicidare. Claudio, ma ti possiamo chiedere di rimanere con noi per un attimo? Ma un attimo, ti rubiamo ancora del tempo. Dai, rimani con noi e dacci ancora delle chicche. No, ma che pubblicità? No, perché avevamo previsto di fare meno tempo con te, ma siccome ci stai dispensando delle perle di risate, continuiamo. Senti, e comunque dopo parleremo di Honey House in Toscana, ma tra poco. Radio Roma. Next. Radio Roma. Primi da sempre.
Eccoci tornati in onda con Claudio. Questo è il weekendone dei Perrollas con Federico Perrotta, Valentina Olla e Claudio Insegno. Senti, perché perché non hai nominato tra le serie che stiamo suggerendo ai nostri ascoltatori e radiovisionatori The House in the Toscana, eh? Me lo dici? Per quale motivo? Allora, ero giovane. Sì. Non c'era nessuno che parlasse tedesco. Sì. Ho fatto il provino su 8.000, 4.000 in Italia e 4.000 all'estero e persone. Cercavano un diciottenne che sembrasse un italiano. Io avevo 24 anni, ne sembravo diciottenne e sembravo italiano. Parlavo tedesco. Che dovevo fare? Non lo facevo. Ma quante stagioni avete fatto? Due, ma de 24 puntate l'una, quindi... Quanto tempo sei stato in Germania? Mai, sempre in Toscana, sentito la Ein Haus in der Toscana, quindi era in Toscana. Quindi era soltanto, ti trovavi ospite nel paese tuo di gente che non, della quale non capivi niente. Niente. Come sei partito, niente. Claudio, sembrava, ma io non lo sapevo, sai, hai delitti. Io quelli... pensavo che andasse a finire così, cioè che diventasse, io sono diventato per i tedeschi in quel periodo, ero diventato l'italiano, ero l'italiano con la I maiuscola. Cioè, non era Toto Cotugno, c'ero io, capito? Ma che meraviglia, queste sono soddisfazioni, Claudio. Cioè, tu sei... Ah, quando mi fermavano al Vaticano, che io facevo una passeggiata, e tutti i tedeschi mi chiamavano... Nevio, e mi parlavano in tedesco pensando che io sapessi il tedesco fluido proprio, invece... In maniera... Nevio, adesso nevio! Però parlate piano, per favore, io non parlo tedesco, l'ho fatto solo per telefilm. Mi hanno preso per il viso, perché il mio viso è un viso da film. Però è stata un'esperienza meravigliosa. Ma guarda che la serie, che se dovesse andare in onda, era molto divertente. Non è mai andata in onda in Italia, ma era molto divertente, meglio di tante altre cose che facevano tedesche, tra l'altro tipo Derrick, che era pessimo, no? Non lo consigli evidentemente Derrick. No, feci anche dei provini per Rex, il commissario Rex in quel periodo. Sì, no, non per cane, no. Ti chiediamo in quale ruolo, Claudio. No, cane no, cane no. Senti, ma Bart, dove sta Bart? Dormendo là sulla sedia. Che, diciamo a chi ci segue che Claudio Insegno è noto sia per la sua maestria in fatto di regia, ma soprattutto perché si porta il cane, se lo porta ovunque. Perché si porta in scena. Perché tante volte non lo trova direttamente in scena, allora lui dice: ce l'abbiamo sempre un cane a disposizione. Noi qui siamo molto attenti, sempre molto attenti al panorama animalistico, perché noi, sai, amiamo gli animali. Come si vive con il cane? Dici allora, che cosa è cambiata nella tua vita con il cane? Ma io sto vivendo in maniera troppo esagerata, naturalmente lo ammetto. So che Federico Perrotta è d'accordo. Confermiamo. Però io sono sicuro che senza la presenza di questo piccolo esserino meraviglioso io non sarei stato bene come sto bene adesso. Ma non parlo sempre della pandemia, della quarantena o delle cose del genere. Parlo perché comunque lui, per esempio, quando ti alzi e lui si sveglia insieme a te ed è felice sempre, ti domandi perché non essere felice sempre anche te. Voglio dire, lui non c'ha niente, perché c'ha tutto, perché ci sto io comunque, ma lui non c'ha niente, è una cosa così piccola che appena si sveglia è già felice. Tu hai detto una cosa molto bella, no? Hai detto una cosa molto bella, allora mi sa che su quella cosa molto bella che stavi parlando di Bart, io ti voglio mettere, se riesco, con i miei potenti mezzi qua. Tanto c'è Federico Perrotta che si sta intrecciando, sta provando a farsi una bruttissima sorpresa. Sei capace a mettere delle cose? La senti? No. Non lo senti tu? Aspetta, la sentiamo solo noi? Noi la sentiamo a palla. Adesso la senti? Adesso la senti pure tu? Adesso lo sentiamo. Beh, comunque Bart Bacharach, perché il cane si chiama Bart. Tu c'hai... Sì, ma viene da un grande musicista. Tutti quanti pensano che sia perché i Simpson e Bart, ma quello è con la U, quella con la A, e noi, il mio è con la U. Viene dal Bart Bacharach perché, come tu ben sai, probabilmente è l'unico, è il più grande musicista, compositore, cantante, tutto di tutti i tempi. Perché se non ci fosse stato lui, a quest'ora non avevamo tutte quelle meravigliose canzoni che facciamo sempre negli spettacoli. Senti, la colonna sonora più spettacolare che tu, di Bart Bacharach, che ci vuoi suggerire? Vai, da recuperare. Ce ne sono talmente tante, però... Per me la più bella di tutte è un musical che sentivo, la Promises Promises, che è Promesse Promesse, che fece Pitorelli tantissimo tempo fa.
che c'è dentro I'll never fall in love again, what fall in love, c'è quella dentro, quella è una cosa meravigliosa, quel disco è meraviglioso. E poi c'è, vabbè, quello di Butch Cassidy, che è stata candidata e ha vinto l'Oscar come miglior canzone dell'anno, ed era Raindrops Keep Falling on My Head. Mamma come mia, come mi è messo adesso, che è la canzone della mia vita, la so, e ha vinto l'Oscar, perché è un film meraviglioso, Arturo con Dudley Moore, altro film indimenticabile da recuperare. Questo però mi sa che non fa ridere, data la colonna sonora. Fa ridere? No. Il film non l'hai mai visto te, Vale? Ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, non l'ho mai DVD. Visto. Giuro che ho il DVD, ho il DVD. È uno dei film più divertenti e più belli del mondo, con Dudley Moore e Liza Minnelli. Era sarà quello che farò oggi pomeriggio, Claudio, veramente. Mi guarderò Arturo. Sì. Pensa che il regista, poverino, ha scritto e diretto questo film, il primo film della sua vita, candidato all'Oscar, miglior regia, miglior film, miglior canzone. Vinse solo la canzone e dopo pochi mesi morì di infarto. Pensa solamente a questa. Mamma mia. La beffa. Beh, ma signori, con questo momento di allegria noi chiudiamo questo momento di allegria e salutiamo il nostro ospite. Il nostro ospite Claudio Insegno. Grazie di cuore, grazie, per essere Claudio, stato con un bacio noi. Grande. Grazie davvero. Ciao. Radio Roma. Primi da sempre.